Un aggiornamento importante per quanto riguarda il cantiere di Viale Battisti. Sta proseguendo tutta la posa, della pavimentazione a selci su Piazzale Rosselli, che si uniformerà anche a quello che è via Corso Garibaldi, e successivamente, esattamente il 2 di novembre, passeremo alla lavorazione dei controviali di Viale Battisti. Finalmente si inizia anche da quella parte, precisamente dall'intersezione con via Dante Alighieri, lato Monte. Quindi inizieremo da quella parte nella, diciamo, movimentazione e smantellamento della pavimentazione, poi faremo le cordolature, metteremo, a posa tutto quello che è il selciato, che sarà anche farà parte di quello che è la nuova pavimentazione, gli arredi, il verde e così via. A quel punto passeremo nell'altro controviale, lato mare, e terminato questo andremo a lavorare su quello che è l'asfalto centro strada, che quello necessiterà invece di una interdizione proprio del traffico per qualche giorno. Per il momento la viabilità sarà così organizzata: dal 2 di novembre il senso, diciamo, di marcia da monte verso mare del cavalcavia e quindi di Viale Battisti sarà a senso unico, con possibilità di accesso in via Gentile tramite il cavalcavia, che sarà invece aperto sino a fine dicembre. È chiaro che daremo poi degli aggiornamenti in base all'andamento dei lavori mano a mano che si effettueranno, ma è un cantiere questo che, insomma, per la prossima bella stagione dovrà essere terminato, anche perché non dimentichiamoci, il Giro d'Italia probabilmente passerà da lì.